video, approfitto per girare un nuovo video oggi che ho un po' di tempo e c'è ancora un pochino di luce. Purtroppo questa stanza è illuminata a fasce orarie molto molto ristrette in realtà, e quindi per me è veramente difficile girare video perché devo conciliare i miei impegni con il sole quando è il tempo è nuvoloso. Ad esempio qui non ci posso proprio stare perché purtroppo è buia come stanza. In estate è molto più luminoso, infatti i video che ho girato, mi pare ad agosto, settembre, erano molto più luminosi perché la stanza era più illuminata. Comunque, bando alle ciance, voglio mostrarvi oggi dei prodotti piaciuti e riacquistati. È tanto che non giro questo video, quindi mi fa piacere tornare qui a parlarvi di prodotti piaciuti e riacquistati. Allora, ho riacquistato proprio qualche giorno fa questo spray di bagno dalla testa ai piedi bio della Lupilù. Questo è il flacone vuoto a cui ho dovuto cambiare il tappo perché si era rotto praticamente. Ne avevo uno che era della stessa misura e quindi l'ho utilizzato, e questo è quello nuovo. Lo utilizzo su Sofia prevalentemente, però lo metto anche nel portasapone, quello liquido. Infatti io non compro saponi liquidi, metto direttamente questo perché il sapone liquido lo utilizziamo soprattutto per Sofia, o meglio, Sofia dice che lei fa un mix di saponi liquidi e solidi, fa un pasticcio quando si lava le mani 3 ore. Io cerco di insegnarle: chiudi l'acqua quando ti lavi le mani e i denti, utilizza poco sapone, no? Però a lei piace proprio giocare con l'acqua, quindi devo stare sempre là a vedere che cosa fa. Comunque, a parte questo, lo utilizziamo soprattutto per Sofia, ad esempio per lavare il sederino, per fargli il bidet, per lavare i piedini, le mani, ma anche come doccia e come shampoo. Scusate, qui ho degli swatches che non ho pulito per una face of the day che ho fatto, che ho girato prima di questo video. Comunque è un prodotto che a me piace tantissimo, sono 500 ml di prodotto, costa mi pare intorno ai 3 euro, ha una profumazione buonissima, delicata e ottimo sia per i capelli sia per il corpo. Infatti si chiama dalla testa ai piedi ed è biologico. Un altro piaciuto che ho acquistato, che vi ho mostrato anche ultimamente, è lo shampoo Lavera, questo qua per capelli colorati. È uno shampoo protettivo, mi trovo bene, io lo utilizzo insieme ad altri prodotti. Se vi fa piacere, guardate anche il video dedicato alla mia hair care routine, perché appunto vi parlo di come utilizzo i vari prodotti in questo periodo e di quale è l'abbinamento dei prodotti che mi sta piacendo tanto per la cura dei capelli in questo periodo. Fatto sta che appunto l'ho ricomprato, questo costa 3,90 euro, il prezzo è un po' altino in realtà. Non l'ho acquistato online, questo l'ho acquistato da Acquestapone ed è per questo che costa di più, perché comunque ecco, se andate già su un sito Ecoverde sicuramente costa di meno. Però io non sto facendo ordini, quindi l'ho trovato da Acquestapone. In realtà l'ho acquistato già un bel po' di tempo fa, però non ve l'ho rimostrato, insomma, in un video dei piaciuti e riacquistati, e quindi lo faccio adesso. Poi un altro prodotto che non vi mostro da tantissimo tempo e che non so se ho messo in un video dei piaciuti e riacquistati, comunque approfitto per parlarvene adesso, è il burro di karité della Camuti. La prima confezione che avevo l'ho utilizzata tantissimo, fino all'ultima goccia, nel periodo che ero proprio fissata con il burro di karité, soprattutto in estate, ma in realtà anche in autunno, in inverno, un po' in tutte le stagioni, perché è un prodotto che io assolutamente vi consiglio e per me è un must have. Quando poi l'ho riacquistato perché era terminato, è arrivato in questa confezione. Questo l'avevo preso con un ordine tantissimo tempo fa, e mi è arrivato con questa nuova confezione di latta, e sono contenta perché non c'è più plastica per quanto riguarda questo prodotto. Però devo dire la verità, è più scomoda come confezione perché non si attappa velocemente, non si attappa bene, non lo so, è strana, ci vuole un po' di tempo per azzeccare il verso giusto, e è un po' meno confortevole rispetto a quella di plastica, però sicuramente la preferisco a quella di plastica. In realtà è un prodotto che ho utilizzato poco, l'ho utilizzato soprattutto quando l'ho acquistato, il POW è di 6 mesi, non ricordo quando l'ho acquistato, spero che non siano passati 6 mesi. Comunque l'odore è quello grezzo classico del burro di karité, a me il burro di karité è sempre durato molto di più di 6 mesi, anche questo qua naturale ci facevo tranquillamente un anno, se non di più. Lo sto cominciando a riutilizzare adesso con la stagione fredda, con i primi freddi, sia come contorno occhi, sia come prodotto per le mani, sia come prodotto per i piedi. È ottimo veramente per tutto, ma anche come base, ad esempio con un idrolato, una puntina al posto dell'olio, ecco, il burro di karité per il viso. Prima della crema viso, se ad esempio avete una crema viso che non è particolarmente idratante, questo vi aiuta a renderla più corposa e anche e soprattutto di notte è un valido aiuto per nutrire di più la pelle. Poi
poi l'ultimo prodotto di piacere riacquistati è questo. Sono andata a riacquistare questo, sono andata, in realtà sono andata a per altre cose, però ho visto che questa crema di cui vi ho parlato tanto e che mi piace tanto e che utilizzo ormai da anni, era scontata, quindi invece di 10-11 euro stava a 8 euro, 7 euro e qualcosa, e quindi ho detto no, la devo ricomprare. Tra l'altro adesso sto utilizzando quella della Viver The Coop che vi ho mostrato nell'ultimo video degli acquisti naturali del mese, ma non mi sta piacendo, e quindi quella ho deciso di utilizzarla di più per le mani, o ad esempio con un olio o con un burro, e di aprire questa, l'apro direttamente perché comunque mi ci trovo bene, mi piace, quindi aspetterò qualche giorno, vedremo, però penso proprio che la riaprirò prima possibile, perché comunque era un trattamento che mi era piaciuto tanto, tra l'altro è scontato, penso ancora adesso, quindi se la volete provare o già la conoscete e vi piace, sappiate che da Tigotà c'è a prezzo scontato. Il segmentino è andato perso, volevo mostrarvi un altro piaciuto e riacquistato, che è il latte detergente all'avena della CN Nature. Questo è il prodotto che ho quasi terminato e ho deciso di acquistarne uno nuovo. Fortunatamente sono riuscita a trovare questo prodotto nel Lidl della mia città. Questa dovrebbe essere, da quello che ho capito, una linea permanente, però c'era soltanto questo prodotto sugli scaffali, non ho visto crema mani, acqua micellare di questa linea all'avena. Però ecco, appunto, siccome il prodotto che mi interessava era proprio questo latte detergente, sono contenta di averlo ritrovato. Mi piace tantissimo, sia come appunto prodotto per la detersione, sia come prodotto struccante, perché è veramente efficace anche come struccante, e ve lo consiglio assolutamente anche perché ha un prezzo piccolissimo. Mi piace tantissimo anche la confezione, perché appunto questo erogatore con la pompetta è veramente comodo, dosa in maniera giusta il prodotto, in base alla pressione che voi fate sull'erogatore potete scegliere appunto se utilizzare tanto o poco prodotto in base a quello che vi serve. E poi anche la linea di questo packaging mi piace molto, è carino da tenere in bagno così sia per la colorazione che per la forma, e ve lo consiglio assolutamente. Allora, il mio video dei piaciuti e riacquistati finisce qua. Spero vi sia piaciuto, fatemi sapere con un like e con un commento, e se non siete ancora iscritti al mio canale vi invito a farlo per supportarmi. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!